Amici appassionati di motorsport, buon pomeriggio e bentornati dal Mugello Circuit per questo primo appuntamento stagionale con i campionati FX Racing Weekend. Marco Privitera in cabina di commento. Tra pochi istanti avremo con l'opportunità di seguire insieme a voi una delle gare più attese di questa giornata. Stiamo parlando della FX Pro Series, le monoposto Tatus T014, che sicuramente andranno a regalare un grande spettacolo lungo i saliscendi dell'autodromo toscano. Si partirà alle spalle della safety car, questa dunque la decisione della direzione gara in virtù del fatto che la pista è ancora bagnata, piloti che sino ad oggi non avevano ancora provato in queste condizioni, con una giornata caratterizzata dal sole, quella di venerdì che ha visto i piloti in azione per prove libere e qualifiche. Tempo nuvoloso ieri per gara 1, mentre un forte acquazzone si è abbattuto proprio sull'autodromo toscano nelle fasi conclusive della 12 ore, di fatto andando a condizionare l'aderenza del tracciato. Da qui la decisione per quanto riguarda la direzione gara di far partire anche questa manche alle spalle della safety car. Tra poco andremo in griglia con la nostra Giorgia Guarnieri, con Davide Valsecchi. Vi anticipo nel frattempo che sarà Andrea Giagnorio a scattare dalla pole position in virtù dell'inversione delle prime sei posizioni in griglia di partenza. Al suo fianco ci sarà Alberto Nasca, ieri quinto, dopo aver realizzato la pole position in qualifica. Problemi per lui allo start, si è reso poi autore di una gara tutta in rimonta che appunto l'ha visto concludere in quinta piazza. Seconda fila per Patrick Fraboni ed Elia Galvanin, terza per Carlo Tamburini e Lorenzo Mariani, poi Cosimo Antoniello e Andrea Gilardoni, quindi Nicolò Colussi e Luca Casarin, Andrea Furci e Andrea Grassano. A chiudere il gruppo anche Franco Felisa e Roberto Rizzo. Abbiamo visto che Andrea Giagnorio è stato l'unico tra i piloti al via ad aver completato un solo giro dopo essere uscito dalla pit lane, mentre tutti gli altri stanno transitando dalla corsia box, cosa concessa dal regolamento, per poter effettuare un secondo giro dunque in pista e andare dunque a testare quelle che effettivamente sono le condizioni dell'asfalto, condizioni che stanno migliorando di volta in volta, di giro in giro. Pista ancora umida in ogni caso, anche se vediamo già da queste immagini all'altezza della Casanova Savelli e poi su per le due curve dell'Arrabbiata che si sta formando anche una traiettoria asciutta. Dunque è chiaro che i piloti dovranno fare anche attenzione a non mettere le ruote fuori traiettoria per evitare di correre il rischio di perdere aderenza. È pronto in griglia di partenza intanto il poleman Andrea Giagnorio, dunque direi che possiamo dare la linea anche alla nostra Giorgia Guarnieri in compagnia di Davide Valsecchi per sentire che aria si respira lì in griglia di partenza. A voi. Sì Marco, siamo qui in griglia di partenza al Mugello Circuit per la partenza dalla gara 2 della FX Pro Series. Qua di fianco a me, alla mia destra, Davide, abbiamo Andrea Giagnorio, poleman di questa gara. Allora andiamo subito a sentire le sue sensazioni. Andrea, allora oggi parti dalla pole position, come la vedi? Allora con queste macchine non ho mai corso sotto la pioggia, quindi non lo so come andrà col bagnato. Con i kart non vado male, ma appunto non mi aspetto nulla, parto e vedo come andrà. Perfetto, allora ti lasciamo concentrare. Allora, un grande incognita per lui le gare sul bagnato, quindi abbiamo visto la pista ancora un po' umida, tu come la vedi? Sì, però guarda, gli guardavo le gomme da bagnato, completamente nuove, può avere un vantaggio di extra grip sull'inizio della gara. La partenza sarà dietro la safety car, perciò
gli viene a meno il dubbio della fase di partenza, e perciò potrebbe essere un piccolo vantaggio per lui. Pista ancora bagnata, ma in alcuni tratti abbiamo visto che le macchine GT l'hanno resa un pochino più asciutta e magari anche un pochino più scivolosa. E allora noi andiamo subito dal secondo, Clay, che secondo sulla griglia, Alberto Nasca, che ieri in gara 1 ha avuto un po' di problemi proprio con la partenza. Allora andiamo subito a sentire un po' le sue sensazioni su questa gara. Ciao Alberto, allora ieri ci dicevi che non si stava in pista, oggi la pista è bagnata, come la vedi? Anche oggi non si sta in pista, fa più freddo di ieri, però dai, comunque con le Rain è una gomma che si scalda più facilmente, quindi è una condizione un po' più sincera, secondo me è più sincera oggi che ieri. Perfetto, allora lasciamo anche te alla concentrazione del pre-gara, quindi anche oggi non si sta in pista, tu... Sbagliate così, sbagliate così, si scivola, però buona opportunità. Ieri partiva dalla pole, ha stallato ma ha fatto una grande rimonta. Ora dalla seconda posizione in griglia può fare benissimo. Terzo, eccolo, Patrick Fraboli, te lo dico, è il mio personale favorito per la gara. Sono curioso di vedere come andrà la sua. Patrick, ti disturbo al volo, ti senti carico o no per correre in queste condizioni? Sì, sono pronto. Ora cercherò di fare il meglio e vedere se riusciamo a stare a podio. In bocca al lupo e buona gara. Dacci dentro. E allora, dopo Patrick, passiamo subito rapidissimi alla quarta posizione, dove partirà Elia Galvanin, che ieri è arrivato terzo. Attenzione. Ieri subito a podio, grande performance. Ora col bagnato, sentiamo un po' le sue impressioni, se abbiamo qualche secondo ancora. Andiamo subito da Elia. Tue impressioni sul bagnato per oggi? Vediamo. È tutto da vedere, se si asciugherà, se rimane così. Vediamo. Credo che nessuno abbia messo le slick, quindi siamo tutti messi uguali più o meno, dai, vediamo, grazie. Grazie a te, allora vediamo tutti con le gomme da bagnato. Un po' quindi, da preoccupazione da parte di tutti i piloti anche in griglia, questo è normale, però lui dai è uno di quelli che ci aspettiamo una grande rimonta. Questi ragazzi hanno dimostrato ieri di finire sul podio, lui addirittura secondo Tamburini, il più veloce in assoluto nella gara di ieri. E allora Marco, noi vi ridiamo la linea per la partenza di questa gara. Grazie dunque a Giorgia e al nostro Davide Valsecchi. Pronti dunque i piloti in griglia di partenza per scattare con gomme Rain. Dunque nessuno si è voluto prendere il rischio di azzardare la mossa delle gomme da asciutto. Staremo a vedere come i piloti riusciranno a gestire anche il degrado delle gomme in questa fase. Intanto salutiamo il pubblico presente in tribuna, così come salutiamo naturalmente anche tantissimi amici collegati con noi attraverso il canale YouTube FX Racing Weekend, la pagina Facebook livegp.it. insomma, tutti pronti, tutti carichi per il via di questa seconda manche della FX Pro Series, circuito del Mugello. Sarà Andrea Giagnorio dunque a scattare davanti a tutti in questo start, alle spalle della safety car, portacolori della scuderia CDM, che andrà a precedere Alberto Nasca, voglioso chiaramente di rifarsi dopo una gara 1 che l'ha visto sfortunato protagonista al via. Ha stallato il pilota piemontese prima di rendersi protagonista di una bella rimonta che comunque gli ha consentito di agguantare la quinta posizione. Parte in questo momento ufficialmente la gara, alle spalle della safety car, e se effettivamente la scelta della direzione gara sarà analoga a quelle delle categorie precedenti, tra poco dovremmo assistere al rientro della safety proprio dopo il primo giro. In ogni caso la gara è ufficialmente partita. Andiamo a vedere dunque la griglia di partenza. Come dicevamo, Andrea Giagnorio sesto ieri, in virtù dell'inversione dei primi sei in griglia, scatterà dalla pole position. Al suo fianco Alberto Nasca, portacolori del team ARP Racing, con il suo ormai celebre numero 54. Poi seconda fila per il giovanissimo Patrick Fraboni, soltanto 15 anni. Tra l'altro c'è questa novità davvero giunta negli ultimi giorni, che consente anche ai 15 anni di poter gareggiare in questa categoria, e vi preannunciamo già per il prossimo appuntamento tra 3 settimane a Varano de Melegari che vi sarà anche l'ingresso di altri piloti giovanissimi. Dunque FX Pro Series che si conferma come un vero e proprio vivaio di talenti per il nostro motorsport. Seconda fila che viene completata da Elia Galvanin, ieri
terzo sul traguardo, portacolori del team Dexter Motorsport, poi Carlo Tamburini, altro pilota da tenere d'occhio, che ha gareggiato anche lo scorso anno nel campionato GT, che è tornato per l'occasione al volante di queste vetture di Formula 4 con Lorenzo Mariani, vincitore, il pilota umbro della gara 1 nel corso della giornata di ieri, quindi quarta fila per il primo dei protagonisti della graduatoria M, ovvero Cosimo Antoniello, che va a precedere Andrea Gilardoni, ieri molto efficace, veloce, peccato per qualche problema nel finale che ne ha condizionato la prestazione. A seguire quinta fila invece per un altro rookie, Nicolò Colussi, e per Luca Casarin, anch'egli portacolori del team Dexter Motorsport, e poi sesta fila per Andrea Furci e per Andrea Grassano, altro giovane pilota del team Grassano Racing proveniente dalla Formula Classic, che fa il proprio esordio qui in FX Pro Series. A chiudere il gruppo troviamo due piloti esperti del calibro di Franco Felisa e Roberto Rizzo, entrambi facenti parte della graduatoria M. Davide Valsecchi mi ha raggiunto qui in cabina di commento. Ciao Davide, bentornato. Ciao Marco, ciao a tutti ragazzi. Come sono le condizioni della pista? Tutti con gomme da bagnato, ce lo confermi? Sì, tutti con gomme da bagnato, si sono lamentati tutti che la pista tiene pochissimo, però sono queste le condizioni, sai, quando la pista è bagnata va a asciugarsi, i piloti poi non ci hanno girato in questo weekend, salgono, hanno solo il giro per presentarsi in griglia, tutti si lamentano, questo è normale, c'è anche un po' di preoccupazione, vediamo se li faranno partire subito. La safety car ha preso margine, dunque siamo pronti per il via effettivo di questa gara, anche se di fatto il conto alla rovescia è già partito, dunque si va, dunque green light per questa gara 2 della FX Pro Series con Giagnorio al comando, quindi Nasca che viene subito attaccato da Fraboni, si va verso la discesa della San Donato con Fraboni, subito molto aggressivo il giovanissimo quindicenne che è andato all'attacco di Alberto Nasca, il quale prova a farsi sotto all'esterno, Nasca all'esterno, mentre attenzione c'è subito un duello tra Tamburini, molto aggressivo nei confronti di Galvanin, ha provato a prendersi la quarta posizione, andiamo verso la Luco Poggiosecco con Giagnorio in testa, vediamo chi spunterà qui con Giagnorio, sì, lo confermiamo al comando, Fraboni molto bene, Nasca non ci sta, all'esterno Alberto Nasca nei confronti di Fraboni, mentre Tamburini è andato a prendersi la quarta posizione, subito scintilla al via, Davide. Sì, subito scintilla al via con Fraboni che ha recuperato una posizione su Nasca, abbiamo visto, ha sfruttato bene la ripartenza, erano in lotta fino a qualche secondo fa, sono curioso di vedere chi l'avrà spuntata per la seconda posizione. Nasca davanti. È secondo. Dunque si è andato a prendere la posizione di nuovo nei confronti di Patrick Fraboni, mentre subito dietro abbiamo visto anche il tentativo di rimonta da parte di Gilardoni, che è andato ad attaccare Cosimo Antoniello, ma Nasca è molto aggressivo in queste battute iniziali, lo aveva già dimostrato in qualifica siglando la pole position con Giagnorio, che adesso deve cercare di fare spalle larghe per tenersi alle spalle appunto Alberto Nasca e anche Patrick Fraboni, e occhio anche a Tamburini che ha superato Galvanin in queste prime fasi e potrebbe davvero farsi sotto nei confronti di questo terzetto di testa. Sì, ma i primi tre hanno fatto una ripartenza incredibile e hanno staccato un po' la concorrenza che è rimasta leggermente attardata, perciò in queste fasi di gara si stanno giocando la prima posizione loro, con Nasca che esce meglio, guarda, finisce leggermente largo, va un po' a rischiare ma porta tantissima velocità, è vicino abbastanza per sfruttare bene l'uscita per provarci sul rettilineo principale, Uscita molto aggressiva. Andiamo. Dalle Biondetti per Alberto Nasca, che è andato a sfruttare tutto il cordolo, adesso si esce dalla bucine con Giagnorio che va a concludere questo secondo giro di gara con Nasca e Fraboni subito alle sue spalle, vediamo i distacchi, Giagnorio transita con 6 decimi di vantaggio nei confronti di Nasca, poi Fraboni, attenzione, esce dalla scia, Fraboni all'esterno, Nasca all'interno, si va verso la San Donato con Nasca che quasi ha la possibilità di attaccare anche Giagnorio, il quale in questa fase sta cercando di mantenere il comando, attenzione, vetture che si sfiorano con Nasca all'esterno, ora della Luca Poggiosecco ci prova, ora il favore
fuori di traiettoria il pilota piemontese. Vediamo chi spucherà per primo in questa fase, con Nasca che si fa prendere il comando del gruppo e Fraboni ne può approfittare nei confronti di Giagnorio. E duello ora per la seconda posizione. Vediamo Fraboni all'esterno e si va a prendere anche la seconda piazza. Bella manovra anche di Fraboni, con Nasca ora nuovo leader della gara. Grande la mossa di Nasca, che si è dimostrato di essere il migliore nel tratti misti, come se la sua vettura sia leggermente più carica dal punto di vista delle ali dietro. Si percepisce anche un po' occhio rispetto a quello di Fraboni e degli avversari, soffre un po' sui rettilini ma è incisivo e velocissimo sul guidato. Bravo, gran bella mossa, è andato in testa e potrebbe dare lo strappo decisivo per non dare punti di riferimento e tentare di scappar via. Ha già preso quasi un secondo di vantaggio secondo me a occhio e potrebbe essere veramente la mossa della gara, perciò complimenti. In due curve è riuscito a difendere la seconda posizione e poi è andato ad attaccare per la leadership. Intanto qui Carlo Tamburini, avete visto come è andato a lavorare con lo sterzo, soprattutto in quella fase, eravamo alla scarperia Palagio, evidentemente le condizioni sono ancora tutt'altro che ottimali per quanto riguarda l'aderenza in pista. Di fatto Tamburini in ogni caso al momento si è messo alle spalle Elia Galvanin, con i due che si stanno avvicinando anche ad Andrea Giagnorio, e prova ad andarsene in questa fase Alberto Nasca, anche se c'è da sottolineare la grande prestazione da parte di Patrick Fraboni, che a sua volta sta tenendo il ritmo di Alberto Nasca. Mentre ci prepariamo alla conclusione di un altro passaggio, Davide, ti chiedo, secondo te come gestiranno i piloti il fatto che la pista si stia asciugando e hanno tutti gomme da pioggia? Sarà importante controllare i tempi sul giro, perché può cambiare molto le condizioni, perché si va a asciugare, si va a formare una linea più asciutta, ma hai le gomme da pioggia, perciò il grip andrà sempre peggiorando. E guarda poi Patrick Fraboni come va più veloce sui rettilini e può tentare un attacco nei prossimi giri nel caso riuscisse a mantenere la posizione. Qua si aprono i tre con attenzione all'esterno, la vettura gialla che ci prova Galvanin, che bagarra, oh, ragazzi, buono. Con Galvanin stretto quasi a sandwich tra Tamburini e Giagnorio, ora dentro. Ci prova all'interno, attenzione, si è preso un rischio lì Elia Galvanin, che ha tentato di sfruttare un varco nei confronti di Carlo Tamburini. Nulla è cambiato però con Giagnorio, che chiaramente sta cercando di arginare gli avversari molto arrembanti alle proprie spalle, ma qui abbiamo davvero due ossi duri del calibro di Tamburini e Galvanin che provano a insidiare la terza piazza del portacolori CDM. Nel frattempo abbiamo Lorenzo Mariani, vincitore di gara 1, che sta navigando in sesta posizione ma sembra avere qualche difficoltà in più con l'asfalto bagnato, al momento ha un distacco di 7 secondi rispetto a Galvanin. E poi troviamo Gilardoni, Cosimo Antoniello, quindi Colussi, Furci, Felisa, Casarin, Grassano e Rizzo. Ci riprova ancora Galvanin, molto vicino all'arrabbiata 2 nei confronti di Tamburini. Sarebbe importante per lui liberarsi subito degli avversari, perché sembra essere più competitivo e più veloce, potrebbe andare a impensierire anche i primi due per una buona posizione in gara. Ma guarda, non riesce a trovare il varco su Tamburini, che abbiamo visto ieri essere molto veloce, oggi un po' meno incisivo, però in questo momento sta chiudendo bene le traiettorie. 2.13.7 per Alberto Nasca nel passaggio precedente, è stato il pilota più veloce in pista. 14.4 per Fraboni, 16.9 per Giagnorio. Insomma, diciamo che la bagarra sicuramente ha condizionato anche i tempi sul giro. Adesso abbiamo assistito a una tornata molto più lineare, quindi siamo curiosi di vedere i riscontri cronometrici. E Fraboni non è distante, attenzione, perché ha una gran velocità sul dritto. Secondo me non gli hanno caricato abbastanza l'ala posteriore, perché anche visivamente la vedi più scarica, va più veloce sul dritto e perde in grip a centro curva, e sono curioso di vedere i loro passaggi. Guarda, te l'ho detto, Raboni 2.11.1, attenzione, guardali qua, suona la carica il quindicenne, che ha guadagnato 4 decimi nei confronti di Nasca. Attacco all'esterno da parte di Fraboni, con Nasca ora chiamato a difendersi, fa altrettanto Tamburini su Giagnorio all'esterno della San Donato. Vediamo, molto bravo però in questa fase Giagnorio nella sua manovra difensiva, con Tamburini che prova a sfruttare il contatto tra i due, leggera ruotata per Tamburini su Giagnorio. Tamburini è riuscito
con una vera e propria spallata a liberarsi della concorrenza di Andrea Giagnorio, che ora ha dovuto cedere la posizione anche ad Elia Galvanin. Bella, sta diventando bella la gara, sono curioso di vedere ora che si è liberato Tamburini Galvanin, vedere se riusciranno ad avere il passo dei primi due. Sembra Galvanin addirittura leggermente, con la macchina gialla, leggermente più veloce di Tamburini, potrebbe lottarsi la zona podio e magari vedere se ha la velocità per andare a prendere i primi due. Attenzione per il nostro amico Nasca, non è scontata questa vittoria. Io in griglio ho detto, secondo me il favorito è Patrick Fraboni, ieri è finito il crescendo. Attenzione. È giovane, si abitua. Giagnorio, scusami Davide, ha l'ala anteriore danneggiata. Ah, da quel contatto? Era Giagnorio, problema per Giagnorio, lo abbiamo intravisto con l'ala anteriore danneggiata, per cui una situazione sicuramente di pericolo che potrebbe costringerlo al rientro in box. Speriamo di no, hai ragione, a volte ti danno la bandiera nera con il... Con l'arancio. Bravo, con il cerchio arancione, che vuol dire che hai un inconveniente tecnico. Se però non c'è una condizione di pericolo ti fanno finire la gara. Spero per lui che sia solo una perdita di tempo, ma che non sia traballante, se no ti obbligano veramente a fermarti. Sarebbe un peccato, perché comunque è in quinta posizione. Sono curioso di vedere i tempi sul giro ora, per vedere se Nasca ha dato lo strappo decisivo. Loro due si giocheranno il podio probabilmente fino alla fine, e spero che noi ci divertiremo. Come giudichi quella situazione di gara tra Tamburini e Giagnorio? Una toccata, i due stavano comunque mantenendo la propria traiettoria, mi sembra di poterlo definire un cosiddetto incidente di gara. Sì, poi condizioni bagnate, poco grip, sì, no, condizioni... Oh, è ancora attaccato, Fraboni. Sì, sì, non molla Fraboni. Vediamo il passaggio sul traguardo. 2.99 per Nasca, 2.10.1 per Fraboni. I due girano su tempi molto, molto vicini. Bene, anche Tamburini 2.10.9, 2.11.1 per Galvanin. Insomma, i primi due sembrano averne qualcosa in più. In più, ok. In questa fase di gara. Però siamo su tempi molto, molto simili, perché Fraboni non molla Alberto Nasca. No, ed è bella la sfida, perché hanno due condizioni tecniche diverse. C'è Nasca che va più veloce nel misto e perciò nel secondo settore, Fraboni che è più veloce nell'ultimo settore nel rettilineo principale, qua Tamburini che tenta di tenersi il podio con dietro Galvanin, che l'abbiamo visto anche ieri, vuole prendere un'altra coppa. Perciò dico che diventa interessante, anche perché il tempo sta scorrendo, i giri a disposizione sono sempre meno e perciò diventa una fase decisiva. Guarda come è allungato Nasca in questo frangente. Però. E attenzione, perché è un vero e proprio botta risposta dopo il record di Fraboni nel primo settore. Abbiamo un Nasca che sembra aver recuperato qualcosina nel secondo. Infatti, record di Nasca nel secondo settore, un vero e proprio botta risposta tra i due. Ma c'è proprio una questione di centesimi tra Nasca e Fraboni che si equivalgono in questa fase di gara, mentre Giagnorio ha alzato decisamente il piede, perché ha girato in 2.15 nel precedente passaggio, sicuramente anche condizionato dal danno all'ala anteriore. Fammi dire che Mariani oggi che non ne ha, perché guarda la classifica, è 10 secondi di distacco dal leader e ieri invece aveva dimostrato di avere il passo migliore di tutti, oggi solamente sesto, l'uomo che ieri ha vinto la gara in totale controllo. Perciò hanno modificato di molto i valori in campo, le condizioni di pista bagnata. Ora egli è molto vicino, io ci proverei visto che non ce l'hai mai fatto fino adesso. Una piccola finta all'interno per Galvanin, forse mancava quello spunto indispensabile per tentare un attacco senza eccessivi rischi. Intanto i due piloti vanno a sfruttare ampiamente il cordolo in uscita dalla bucine. Altro passaggio I che primi? Va a completarsi. I primi sono separati primi da 398 millesimi sul traguardo, con il giro record per Fraboni 2.08.9, recuperato due decimi nei confronti di Nasca, mentre qui Galvanin è incollato nel posteriore della vettura di Tamburini. Doppio duello davvero interessante, sarebbe bello se la regia ci proponesse un vero e proprio ping pong di immagini tra questo doppio duello, con Galvanin che forse qui può sfruttare un leggero errore da parte di Tamburini. Ancora attaccati i primi due, bellissimo, hai detto bene, attaccati i primi due, attaccati il secondo e il terzo, sembra essere uscito male Tamburini, ma Galvanin è all'esterno. Provaci, guarda, riesce ad essere più incisivo in curva, forse un po' meno velocità sul dritto. La situazione è ribaltata nei primi due, perché guarda quando è uscito bene, qua la traiettoria a favore perché all'interno. Provaci, non avrai molte occasioni.
Prova, è dentro! Se prova a chiudere Tamburini, che prova a tenere duro all'esterno, vediamo Tamburini e Galvanin, bellissimo questo duello. Galvanin in un punto incredibile, gran sorpasso per Elia Galvanin all'esterno della Savelli, insomma bravi entrambi, perché Tamburini non ha mollato, ma altrettanto ha fatto Galvanin, che va a prendersi dunque la terza posizione, e vedremo se ne avrà ora per provare a recuperare un margine che sembra al momento essere veramente ampio nei confronti di Nasca e Fraboni. Nasca e Fraboni che sono transitati sul traguardo separati da soli 398 millesimi, continuano a girare su tempi fotocopia, con Galvanin che invece è stato autore del miglior passaggio nel primo settore della pista. Sì, sono curioso di vedere adesso quanto passeranno sul traguardo i primi due ragazzi, perché sembra qua ormai decisa la lotta per il podio. Galvanin sembrava più veloce, ora ha preso la terza posizione, vediamo adesso se magari Tamburini prende i riferimenti e riesce ad adeguare lo stile di guida e le traiettorie, sembra proprio il caso suo. E ricordiamoci, prima sembrava essere più competitivo sulla velocità massima e rettilineo, vediamo, uscito più stretto, può prendere la scia, curioso di vedere che i primi due, che distacco hanno, 250 millesimi. Guidati, vai sui primi che ce l'ha. Attacco. 250 millesimi soltanto a separare. Attenzione, il tentativo di attacco da parte di Fraboni all'esterno nei confronti del leader Nasca, con Nasca che è riuscito a difendersi in questo momento, con Fraboni che ha preso la scia chiaramente del leader della gara, ma è riuscito a respingere al momento l'attacco di Fraboni, e qui Tamburini è andato a riprendersi la terza posizione nei confronti di Galvanin. Troppo morbido Fraboni, adesso sincero, all'inizio della staccata era già davanti, avrebbe dovuto andare a incrociare, proprio staccargli davanti per metterlo in difficoltà, perché ti dico una cosa, si rischia per il podio, si rischia tutto per la vittoria, non abbiamo detto questo durante il weekend. Oi, testa coda. Attenzione, c'è un testa coda, intanto riparte per fortuna, si tratta di Nicolò Colussi, per fortuna alla bucine, nessun danno per lui. Gara che riparte, guardate qui Nasca, quanto sia andato a sfruttare il cordolo in uscita dalla Savelli, sta cercando di alzare ulteriormente l'asticella in questa fase. Sta guidando forte Nasca, sta guidando forte, perché si vede che sul misto riesce a fare la differenza, però il suo rivale dove soffre proprio questo settore, e guarda, ha preso appena due decimi ed è molto vicino, uno dei momenti in cui è più vicino in assoluto in questo settore della pista, ha un grande terzo settore Fraboni, ma soprattutto una grande velocità sul rettilineo, deve rischiare di più, l'attacco è stato buono ma non eccezionale, perché non è stato abbastanza incisivo per battere il Nasca di oggi, serve una mossa speciale, perché Nasca sta guidando veramente, ma veramente bene. Adesso sembra essere un po' distante, hanno trovato dei doppiati, sì, probabilmente gli hanno dati un po' fastidio, però Nasca si vede come a volte la perde la vettura, probabilmente un po' sulle uova, anche sulle gomme, magari va un po' in difficoltà. Fraboni il prossimo tentativo deve provarci, e provarci in maniera più decisa. Sì, è stato... Guarda come largo, guarda come largo, sì, questo è buono, qua c'è centimetro, e qui Fraboni può prendere la scia con Nasca che guarda negli specchietti, mancano meno di due minuti alla anche conclusione all'interno. Attenzione qui, no, davvero si sfiorano le vetture, Nasca guarda sulla propria destra con un altro doppiato che tra poco incrocerà la propria strada con questo duo deciso di piloti che ci stanno regalando un grande spettacolo. Fraboni all'esterno della San Donato, adesso Nasca deve cercare, anche facendo i conti con i doppiati, e qui abbiamo visto anche probabilmente Giagnorio, sì, Giagnorio che adesso è stato doppiato, quindi ha dovuto rallentare, che ha costretto i piloti chiaramente a dover allargare la propria traiettoria, ma tutti i piloti doppiati molto molto corretti in questa fase per lasciare spazio ai due grandi protagonisti di questa gara. Siamo alle ultime battute di questo duello entusiasmante. Questo è l'ultimo giro o passato qua avranno l'ultimo giro? Dovrebbe essere l'ultimo giro se il tempo non verrà a scadere, per cui attenzione, siamo nelle ultime battute di gara. Mi sa che si è giocato la vittoria Fraboni, Nasca l'ha fatto spostare, poi si è spostato la traiettoria e l'ha costretto ad alzare il piede, ora gli serve veramente una magia, ma in questo settore ne ha di più Nasca, secondo me ha buttato via l'occasione di vincere questa gara proprio sul rettilineo, con i movimenti di Nasca che l'hanno costretto ad alzare il piede, anche se è vicinissimo l'uscita della... Vediamo, sono vicinissimi i primi. Siamo ora alla scarperia Palaggio, sono le bravo, ultime Nasca, curve per Alberto Nasca e anche per Patrick Fraboni, con il tempo che va a scadere in questo momento, dunque attenzione, ultimi
metri, ultime battute di gara per quanto riguarda questi grandi protagonisti della seconda manche della FX Pro Series, con Alberto Nasca, Arp Racing, che è riuscito a tenere a bada l'arrembante quindicenne Patrick Fraboni, che non molla di traverso. Nasca con Fraboni che esce molto forte dal correntaio. Se arriva la staccata della Bucine, sarà un arrivo al photo finish con Nasca, che adesso deve cercare di sfruttare ogni centimetro in uscita dalla Bucine. Altrettanto fa anche Fraboni. Siamo pronti per la bandiera a scacchi con Fraboni che prende la scia. Esce dalla scia in questo momento Nasca, guarda negli specchietti e transita Fraboni. Fraboni per 92 millesimi a vincere, incredibile, mi rimangio tutto. Patrick Fraboni si aggiudica questa gara 2 della FX per 92 millesimi, gara straordinaria. Mamma mia, come ci ha fregato, ci ha bagnato il naso il ragazzino, è stato clamoroso. Pensavamo che si fosse giocato l'occasione di vincere nel giro prima, quando è stato costretto ad alzare i piedi sul rettilineo e non aveva portato a termine l'attacco, ma probabilmente l'aveva studiato, aveva capito che all'ultimo giro avrebbe potuto fare la magia. Arrivediamo. Guarda il photo finish, è incredibile, proprio bravo traguardo, sembra quasi l'arrivo tra Nigel Mansell e Ayrton Senna a Jerez nel 1986, ma comunque la FX Pro Series ci ha davvero abituati. Anche lo scorso anno qui al Mugello ci fu un arrivo al photo finish, in questo caso 92 millesimi. No, ma fammi dire, Tamburini terzo, 65 millesimi davanti a Calvanini. Ragazzi, complimenti, ci avete fatto divertire, avete fatto una grande gara, onore a voi. Nasca ha guidato in maniera clamorosa nei settori centrali, nel guidato Fraboni per freddezza e cattiveria è stato super incisivo nell'ultimo giro. Hai visto come ha approcciato l'ultima curva alla Bucine? È stato veramente grandioso, perciò onore a loro, hanno dato veramente vita a un grande spettacolo, grande grande prova di guida. Vi dico solo una cosa, il ragazzo che ieri ha vinto, lui, Mariani, è arrivato a 34 secondi di distanza. I primi quattro hanno fatto una gara clamorosa e ci hanno fatto divertire. Anche gli sconfitti, anche Galvanin e Nasca hanno fatto veramente bene. Clamoroso la vittoria di Fraboni. Galvanin ha realizzato il giro più veloce della gara proprio all'ultimo passaggio, 2.06.412, e Fraboni proprio grazie all'ultimo giro 2.08.4 ha rosicchiato due decimi nel finale ad Alberto Nasca, che gli hanno consentito di precedere quest'ultimo per soli 92 millesimi sul traguardo. Dunque doppio arrivo al photo finish sia per la prima posizione che per il terzo gradino del podio. Io adesso sono davvero curioso di sentire anche le voci dei protagonisti, le loro emozioni. Certo, ci sarà un po' di delusione per Alberto Nasca, che ieri scattava dalla pole, oggi si vede soffiare il successo per soli 92 millesimi, però vedete, belle anche queste immagini con Fraboni che è andato a complimentarsi con Nasca. È stato un duello che ci ha letteralmente tenuti incollati a questo commento di gara 2 della FX Pro Series, e tra poco naturalmente ci saranno le loro parole ai microfoni della nostra Giorgia. Siamo soltanto al primo atto di una stagione che si pronuncia davvero equilibrata e ricca di emozioni. Bravi, bellissima gara. Giorgia, sono curioso di sentire cosa gli chiederei a Fraboni, perché l'avevamo sottolineato in griglia che poteva essere uno dei protagonisti. Dagli un abbraccio da parte mia a quel ragazzo, perché ha fatto veramente qualcosa di clamoroso. Ero convinto che si fosse giocato l'opportunità di vittoria nei primi due tentativi, invece è stato non brillante, è stato eccezionale proprio nell'ultimo giro. Complimenti a lui. E allora tra poco avremo anche la classifica definitiva di questa gara 2 della FX Pro Series. Eccoci qua con Fraboni che procede per 92 millesimi, Alberto Nasca, poi Tamburini che è la meglio per soli 65 millesimi nei confronti di Galvanin, quindi Mariani quinto, punto importante ancora per il pilota umbro, poi Gilardoni che è riuscito a risalire sino alla sesta piazza, Cosimo Antoniello che si impone per quanto riguarda la graduatoria riservati ai piloti più esperti, quindi la Master, dove precede Andrea Furci e Franco Felisa, con Nicolo Colussi che chiude nono assoluto, Felisa decimo, Giagnorio, gara in salita per lui, alla danneggiata, evidentemente problemi nel finale, chiude undicesimo, quindi Grassano dodicesimo, Rizzo tredicesimo e Luca Casarin in quattordicesima posizione. Siamo pronti allora con le interviste al parco chiuso ai primi tre classificati di questa bellissima gara con la nostra Giorgia. Te.
E allora noi siamo qui con il vincitore di questa di gara 2 della FX Pro Series, Patrick Fraboni. Allora, innanzitutto complimenti per questa gara, vittoria al photo finish dopo una bella lotta con Alberto Nasca. Com'è stata dalla pista? No, benissimo, sono molto felice. È stato difficile, ma alla fine ce l'ho fatta. Complimenti, ti riporto anche complimenti di Davide Valsecchi dalla cabina, perché è stata veramente una bella lotta. In generale, come valuti questo weekend? Ringrazio Davide e niente, sono molto felice. Ottimo, ti lasciamo andare a festeggiare con il tuo team allora, complimenti ancora. Grazie, ciao. Ciao Patrick, allora Patrick, ricordiamolo, giovanissimo, oggi è vittoria, ieri quarto posto, una grandissima gara per lui, in vittoria al photo finish per soli 92 millesimi proprio su Alberto Nasca, che partiva secondo e che ci sta raggiungendo qui. Ciao Alberto, allora complimenti per questa gara. Comunque abbiamo visto lotta, forse qualche problemino alla fine con le gomme? No, in realtà no, abbiamo scelto purtroppo un assetto troppo da bagnato, quindi avevamo un'ala dietro carica e quindi perdevo mezzo secondo, forse anche di più, sul rettilineo solo di velocità pura. Avevamo un drag immenso. Purtroppo quando è così pensavamo fosse un po' più bagnata, no? Poi si è andata a asciugare, quindi quel vantaggio che avrei avuto con l'ala più carica si è ridotto sempre di più e sul dritto perdevo un'infinità. Quindi ho fatto quel che potevo per stare davanti, però sul dritto non puoi chiudere tutte le porte, quindi è andata così. Bravo lui, molto corretto, è stata una bella gara. Grazie anche per la tua sportività nel riconoscere comunque anche la vittoria di Patrick. Ti voglio chiedere un bilancio generale di questo weekend? Ma io non sono soddisfatto, perché partire in pole non partire è un errore che non si può fare. Quindi devo assolutamente lavorare su quello per le prossime gare. Dovevamo portare a casa più punti. Quindi almeno una gara potevamo vincerla, non abbiamo vinta nessuna delle due, nonostante avessimo le possibilità, quindi questo per me non va bene. Però è tutta esperienza, la prima gara, quindi dobbiamo capire su cosa lavorare. E io devo capire, perché la macchina era a posto, quindi devo solo lavorare io sul guidare meglio. Temi tutti per il debrief con il tuo team. Grazie ancora Alberto. Ciao, grazie. Ringraziamo anche Alberto, secondo. Ecco qua, c'è una bella inquadratura in questo momento con Davide Valsecchi e Alberto Nasca. Eccoli qua. Allora, Davide, vuoi chiedere qualcosa anche te ad Alberto? Ma lui mi ha appena detto, avevo troppa ala, io ho detto, me ne ero accorto, l'ho detto, è caricato, fenomenale nel misto, in difficoltà sul rettilineo, poi facevi di quei traversi sul finale, però settore 2 è stato veramente bello da vedere. Da vedere è stata una gara eccezionale. Pensavi all'ultima curva che avesse avuto il tempo di arrivare sul traguardo? Io l'avevo dato per sconfitto al rettilineo dell'ultimo giro, ti avviso. Anch'io, però evidentemente, cioè, non è tanto carica l'ala, però evidentemente su queste auto qui fa un drag pazzesco, soprattutto sul rettilineo così. Peccato, diciamo che questo assetto qui sarebbe stato fenomenale se ci fosse stata un po' più d'acqua, perché la macchina era tanto morbida, rollava tanto, anche tutti quei traversi che facevo, era proprio la macchina che voleva lei fare quel lavoro lì. Sul bagnato diciamo che, wow, così tutto quel mega vantaggio che aveva avuto nel misto si è ridotto. E poi lui è stato bravo, è stato furbo, è stata una volpe. E ti dico una cosa, sai che la stessa cosa è successo per il terzo posto? Addirittura lì 65 millesimi, ancora più vicini. Mamma mia. Magica anatomica. Così, purtroppo queste sono le gare. Se vince si perde, la prossima toccherà a te. Assolutamente sì, la prossima vinciamo. Complimenti, grazie, bravissimo. Bravo. Qua, grazie Davide. Allora, ci ha raggiunto Davide e ci ha raggiunto anche il terzo classificato Carlo Tamburini. Anche per te una bellissima bagarre finale. Guarda, ti dico, vieni pure di qua, che ci abbiamo anche Davide di lì. Allora, abbiamo visto una bella bagarre con Elia Galvanin proprio negli ultimi giri. Anche per voi arriva il photo finish. Ce lo racconti tu? Sì, avevamo lo stesso ritmo, più o meno, forse lui un pelo più veloce. Pendeva un po' anche dalle curve. Io, come gli dicevo adesso, facevo fatica nelle varianti perché impostavo e non riuscivo a preparare bene l'uscita, quindi mi trovavo messo male. Questa macchina non ha il differenziale, quindi scivolava, non faceva trazione, però insomma con forse un po' di esperienza sono riuscito alla fine a fregarlo. E niente, mi sono divertito, un buon allenamento, come ho detto anche ieri, sono qui per allenarmi. Le GT hanno traction, ABS, quindi sul bagnato è un'altra roba, quei formulini ci si diverte probabilmente anche di più perché permettono di usare un po' di più, qui riesci a recuperarla più facilmente se ti scappa. E niente, mi sono divertito, un bel weekend, grazie ancora al team mondiale e dai, spero di rivedervi tutti presto. Davide?
Hai detto che è una bellissima gara, sono sincero. Quando è arrivato Galvanini e ti ha superato, pensavamo che la lotta per il terzo posto fosse finita perché ti recuperava in modo importante. Invece sei stato bravo, secondo me, a prendere riferimenti, a mantenerti a distanza ravvicinata e poi a riscavalcarlo. Quella è stata la grandezza. Avevamo pensato che ti avesse staccato e invece tu ce l'hai fatta a tenerlo a tiro e a riscavalcarlo. Come mai? Confidenza, sicurezza, non ti sei dato per vinto, secondo me ha funzionato. Ma alla fine sapevo che mi recuperava tanto nelle due varianti dopo curva 1, per il resto andavamo secondo me uguali e mi ha aiutato un po' forse l'avere la macchina un po' più scarica dietro, perché il rettilineo andavo più forte di lui, quindi sono riuscito a ripassarlo subito il rettilineo e poi appunto sapevo che dovevo un po' gestire quei due punti lì, stavo un po' in mezzo così non riuscivo ad incrociare e il resto andavamo uguali, quindi sono riuscito. Bravo, complimenti, bellissima gara e intanto un altro podio per essere un'esperienza una tanto, mi hai fatto un grandissimo lavoro, complimenti Davide, a te. Grazie. Grazie anche a Carlo, lo lasciamo andare a festeggiare anche lui con il team. Io Marco vi ridò la linea per il commento della prossima gara, a voi. Molto bene, grazie alla nostra Giorgia e ovviamente anche a Davide Valsecchi per le interviste ai protagonisti. Una gara davvero ricca di emozioni, risoltasi in volata. Appuntamento per quanto riguarda il secondo round stagionale della FX Pro Series sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari il prossimo 13-14 aprile, quindi solo 3 settimane ci separano dalla seconda sfida. Veniteci a trovare perché sicuramente sarà una grande gara anche da potersi gustare dal vivo nell'ambito del fine settimana FX Racing Weekend. Chiudiamo per il momento il nostro collegamento, ci prendiamo qualche istante di pausa qui dal Mugello Circuit e tra poco torneremo in diretta con gara 2 della FX2.